Io sono pronto. E tu? Oggi l'FSI, la Federazione Scacchisti Italiana, ha pubblicato un nuovo protocollo che vale sia per i tornei che per i club di scacchi, che appunto apre alla possibilità di organizzare tornei, cosa che prima non era più possibile per via dell'emergenza Covid-19. E ci sono regole molto stringenti, le quali sono l'utilizzo della mascherina, dei guanti monouso, di una visiera. Questa è una novità rispetto al protocollo precedente, che prevedeva la visiera solo per magari istruttori che lavoravano al club. Adesso la visiera deve essere utilizzata anche per i giocatori che stanno per lungo tempo a contatto. E altra cosa importante, il tavolo deve essere a distanza di 1,20 m, cioè deve essere grande 1,20 m, così da distanziare i due giocatori. E io, facendo un po' una prova giocando a scacchi, con queste distanze viene particolarmente difficile giocare da seduto, dunque significa che uno deve alzarsi un attimo per fare la mossa e poi si risiede, perché da seduto molte volte viene abbastanza scomoda. Cosa dire? Sono regole molto molto stringenti, molto difficili da utilizzare nella pratica. Immaginiamo solo che, per esempio, in estate, con il caldo che c'è, con l'impossibilità di utilizzare i sistemi di climatizzazione, giocare a scacchi con i guanti, con la visiera, con la mascherina, eccetera, rende il gioco una tortura sostanzialmente. Per questo motivo, secondo me, queste cose sono molto difficili da mettere in pratica e rendono il gioco tutt'altro che piacevole. Dunque, sostanzialmente è come dire: ok, se voi potete giocare, ma nei fatti giocare è quasi quasi impossibile. Detto questo, ditemi cosa ne pensate, date la vostra opinione. Io sono pronto. E tu?